Cartelli che chiedevano le dimissioni, richieste di sospensioni del Consiglio, persone identificate e fatte allontanare, un sindaco in lacrime. Giornata convulsa ieri a Quarto, dove il Movimento 5 Stelle è finito nella bufera per dei presunti voti ottenuti grazie alla camorra. Nel corso del Consiglio Comunale il sindaco Rosa Capuozzo interviene e chiede a tutti di restare al fianco dell'amministrazione nella lotta contro la criminalità organizzata. Se queste infiltrazioni ci sono state è perché su questi territori difficili ci hanno provato, lo fanno sempre, però in questo caso sono state respinte perché hanno trovato noi. Se la questione è una lotta per la legalità, allora non c'è colore politico. Dobbiamo essere tutti uniti, la lotta per la legalità deve essere contro la camorra e chiedo l'unione di tutti. Se la questione invece è solo politica, allora dovete fare una riflessione, perché a questo punto vi dovete vergognare di utilizzare una questione della lotta contro la camorra per fare una questione politica. Perché in questo momento un sindaco vi chiede di sostenerlo nella lotta contro la camorra. Ma questa non è la prima vicenda che ha colpito il primo cittadino grillino. Così il PD ieri si è riunito in un sit-in di protesta chiedendo a gran voce le dimissioni della Capuozzo. Cioè siamo qui alle pratiche della Prima Repubblica, cioè siamo tornati indietro, la tanta decantata novità, la tanta decantata rinnovamento, la tanta decantata moralità è finita, vuole per il sindaco deve finire in un rimpasto. Con gli scandali che stanno accadendo e che si susseguiranno nei prossimi giorni, ci sembra opportuno che questa amministrazione si dimetta. C'è il rischio vero che la camorra possa essersi infiltrata nel Movimento 5 Stelle e nell'amministrazione comunale. Per levare ombre e sospetti occorre fare tabula rasa e dimettersi. Il comune di Quarto è stato sciolto per infiltrazioni camorristiche ben 5 volte. Adesso la vicenda è nelle mani della prefettura.